Buona arte a tutti, un altro caffè d'asta realizzato a Roma con veduta sulla città eterna dalle parti del Gianicolo. Il caffè non c'è, come ho raccontato nella precedente puntata di Caffè d'asta, ma il caffè lo prendiamo virtualmente e lo gustiamo con questo panorama della città eterna che in quanto ad arte ha da insegnare al mondo. Ma vediamo quest'asta della Meeting Art, la 929 di cui stiamo parlando già dalla puntata precedente. Asta di Roma, siamo nella quarta sessione dominata da quest'opera di Del Pezzo, che poi racconteremo quando la incroceremo nel catalogo. E poi andiamo avanti vedendola, sfogliando le pagine di questo catalogo con una panorama di Roma intanto ad accompagnarci. Piero Ruggeri, Ferruccio Bortoluzzi, Sara Campesan, Gianni Pellegrini, Giuseppe Amadio, Gian Riccardo Piccoli, Rapetti. Andiamo avanti viaggiando in quest'asta 929, Augusto Garau, poi I colori di Torquist, con un'opera del 2000, un tripticon, Organo celeste, di grande, con questa capacità di Torquist di elaborare, di modulare i colori con una capacità proprio anche ottica a volte, no? Quest'opera è molto densa. E poi c'è questo Emilio Scanavino del 58, intanto un panorama di Roma non fa male. Paolo Masi del 92, Pardi, Roberto Crippa con le sue spirali, tra l'altro un'opera del 54, e poi eccolo qui il pezzo che abbiamo incrociato nella controcopertina. È un pezzo del 66, importante perché è un'installazione realizzata per la Biennale di Venezia del 66. Lucio Del Pezzo appartiene a quella categoria di artisti, lui nato a Napoli, è morto a Milano, su cui la critica e la storia dell'arte devono ancora riflettere, così come il mercato. Si tratta di posizionarlo, di riconoscere la sua originalità, perché c'è un'originalità nella ricerca delle forme. Qui addirittura si vedono questi cerchi concentrici colorati che richiamano artisti di vaglio internazionale anche a livello di importanza, quindi importante la dimostrazione che Del Pezzo si muoveva in un contesto di reinterpretazione dal punto di vista di una metafisica che alcuni sostengono giocosa. In realtà è una metafisica non giocosa ma concettuale. E poi abbiamo Gianni Dova, Celiberti, un Claudio Olivieri. Ecco qui la porta di Alto Mondino, un'opera questa potentemente concettuale che dimostra come Mondino stia ormai diventando uno degli artisti su cui agganciarci come interesse non solo collezionistico ma anche di mercato. Enrico Castellani, avanti così. Poi vediamo una Dadamaino del 58, un volume del 58, panorama di Roma, intanto la gente passa vicino e anche modo di vedere, di partecipare così virtualmente questo caffè d'asta. Il caffè non lo possiamo offrire, ma qualche veduta parallela al panorama di Roma con queste opere che vanno nell'asta Meeting di Vercelli sicuramente è un regalo che facciamo anche ai turisti di passaggio. Agostino Ferrari, Gottardo Guarnieri, poi questo Guccione con questo studio di mare del 70, che insomma ci muoviamo al di là di quello che è il figurativo e l'astratto. L'artista nato a Scicli, morto a Modica, è un po' è un outsider nel senso ottimo del termine, no? Perché si muove in un contesto totalmente proprio. Poi abbiamo Mario Nigro, Pistoia, Livorno, una tempera su tela 100 su 100, anche questa è un'opera importante perché siamo in un concetto spazialista. Nigro è questa è un'opera del 72 che merita un panorama di Roma, con questa sua capacità di muovere le forme, di arrivare a una sintesi tra forma e espressione artistica. Questa è una delle opere importanti dell'asta 929 di Meeting Art. Avanti, procediamo. Claudio Rottaroria, De Marco, Jason Martin, ecco sì, anche questo che merita una veduta di Roma, un panorama dal Gianicolo, il Medaglià. E poi arriviamo alla quinta sessione, l'ultima, domenica 19 marzo,
dedicata spesso al figurativo, come spesso avviene nelle scansioni di Meeting Art. Vedete Bonfantini, Enrico Colombotto Rosso, di cui ci sono due opere significative, importanti. Colombotto Rosso è un artista assolutamente trascurato in termini sbagliato, di certo non attenzionato, come si direbbe adesso in termine burocratico e giornalistico. Con questa donna, di cui ho parlato nel mio blog Base d'Asta, questa ragazza che sembra quasi una Mona Lisa esistenziale, una figura enigmatica, un quadro che ti guarda. Ecco, le opere di Colombotto Rosso hanno questa capacità di portarti dentro un'inquietudine, e sono i quadri che guardano il soggetto e non viceversa, quasi che c'è un'interrelazione tra l'opera d'arte e il fruitore dell'opera stessa. Giovanni Cappelli, Primo Conte, intanto sullo sfondo le campane delle chiese romane, è un sottofondo assolutamente gradevole, anche se magari un pochettino sonoramente fastidioso. Pompeo Borra, Giuseppe Migneco, Maurizio Mochetti, Baumarter, Saverio Terruso, Ben Lindstrom. Procediamo con questo viaggio nell'ultima sessione dell'asta 929. Un Gianni Piacentino, molto piccolo ma un progetto interessante di questo artista, fuori schema, anche lui fuori scala, ma assolutamente. Poi Luigi Ontani, anche su Ontani l'interesse del mercato è crescente. Samory è uno degli artisti figurativi contemporanei della nostra contemporaneità, di grande, su cui c'è molto interesse critico e collezionistico. Questo è un Dondro del 2000, ne ho parlato nel mio blog Base d'Asta. Questo cavallo Dondro non è più un giocattolo, ma sembra quasi a prendere una forma esistenziale, persino quasi vorrei dire macabra, cruenta, molto 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 esistenziale, ecco il termine giusto, esistenziale. Samory sa giocare anche con le immagini della classicità, no? Qui a Roma di opere importantissime su cui Samory potrebbe esercitare la sua l'arte di renderle esistenziali, ecco, ne avrebbe e ne avrà sicuramente avuto occasione di vedere e su cui confrontarsi. Ecco, Samory è un artista che merita questa attenzione critica per questa sua originalità, anche se in arte originali non è facile a esserlo e non è poi così importante, bisogna essere bravi. Mario Schifano, anche qui panorama di Roma, insomma è inevitabile. Schifano è l'artista per antonomasia di Roma, un Renato Guttuso, una donna che ride molto molto, esiste anche questa, un'opera della forte potenza esistenzialista. Ecco, vediamo ancora un Cristo, percorriamo due sculture, ancora di Nicola Samory, di Reinaldi, una natura morta di Arturo Tosi. Qui siamo in una classicità, in una pittura senza tempo, come senza tempo un panorama che il regista ci regalerà. Un Cingolani di grandi dimensioni e poi, vabbè, insomma, Franco Angeli, Tano Festa, Roma, due artisti e un panorama di Roma per ricordare questi due grandi di Piazza del Popolo insieme a Schifano. E chiudiamo? No, sì, chiudiamo questo viaggio con un musica, con un Edgar Solakov, che è questo artista bulgaro di grande interesse internazionale, che ha questa capacità di rendere narrative le sue opere. Come vedete ci sono delle frasi, c'è un racconto che si snoda dentro l'opera stessa e quindi c'è quasi una, lui lo dice, sono storyteller, ci sono proprio una sceneggiatura visiva e scritta di quello che va a realizzare, quindi un film da appendere al muro, quindi un'opera importante, molto raro in asta. Music non è rarissimo in asta, ma questo è un mercato del martedì del 54, con cui, come dire, è bello chiudere con queste due opere totalmente diverse per generazione d'artisti. Ma comuniamo, siccome l'arte non ha barriere d'età e generazionali, quando esprime poesia, quando esprime concetti, quando esprime pensiero, soprattutto mi vengono facili questi pensieri con questo ultimo scorcio dal Gianicolo di Roma, che mi ha accompagnato in questo viaggio un po' particolare con il catalogo della Meeting Art Asta 929. Chiudo questo caffè d'asta con un post-scriptum, anzi una correzione al caffè. E come correzione utilizzo questo dipinto di Renato Guttuso, un lotto che abbiamo
visto e intravisto nel catalogo dell'asta 929. Donna che ride del 1963, che Guttuso realizza a Roma. Roma, la città che l'artista ha nel cuore, negli occhi, nei colori, nei pennelli, a cui è legato gran parte della sua vita. Nel 1963 Guttuso ha ancora lo studio dalle parti di Santa Maria Maggiore, ed è lì che realizza tanti dipinti dedicati ai tetti di Roma, quelli del Rione Monti. Di lì a 2 anni, nel 1965, si trasferirà nello storico e carismatico Palazzo del Grillo, nell'omonima piazza. Guttuso nel 1963 è un artista affermato, fa mostra a Mosca, fa mostra a New York, in Francia. A Parma il grande critico Roberto Longhi gli dedica una mostra personale retrospettiva di valore internazionale. Artista affermato, ma che continua a raccontare la vita, della gente, le emozioni e le pulsioni che attraversano l'animo umano. Ed è quello che si vede in questo dipinto Donna che ride nel 1963. La risata di questa donna è al confine tra l'ilarità sfrenata e quasi l'isteria drammatica, quasi al confine tra la commedia e la tragedia umana. Ed è questa la correzione che voglio fare al caffè, una correzione esistenziale suggerita dai languori romani. Ecco, il messaggio che l'arte può darci in quadri come questo, quadri di grandi artisti, è quella di dover vivere, di poter vivere con intelligenza e disincanto le traversie, le avventure, i momenti gioiosi e meno gioiosi che la vita ci pone accanto. E magari anche un quadro ci può aiutare a sopportarli meglio. E con questo messaggio, con questa correzione al caffè, vi auguro buona arte a tutti e vi do appuntamento al prossimo Caffè d'Asta.